Comitato Scuole Sicure Edilizia Scolastica non pervenuta nell'agenda politica del Vermexia. Dopo diversi formali e formalizzati inviti all'interlocuzione inoltrati all'amministrazione e dal Consiglio Comunale di Siracusa, andati a vuoto, traiamo la naturale quanto sconfortante conclusione che il tema dell'edilizia scolastica nel capoluogo interessa a pochi politici, tra l'altro eletti dalla cittadinanza per rappresentarla, tutelandone i diritti e soddisfacendone i bisogni. Tra questi la sicurezza non può essere presa sotto gamba o diventare argomento accessorio, la cui discussione può essere rinviata sempre a data da destinarsi, che non viene mai fissata, se non addirittura ignorata. A parlare è il direttivo del Comitato Scuole Sicure di Siracusa, presieduto da Angelo Troia. Passato il Ferragosto, la maratona per l'approvazione del bilancio, informa il Presidente, ci ritroviamo alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020, senza aver ottenuto convocazione da parte della Presidente del Civico Consesso Aretuseo Moena Scala di una seduta aperta nel corso della quale discutere dello stato di salubrità strutturale di diversi edifici didattici di competenza comunale e di cui non conosciamo ad oggi, 10 settembre 2019, gli interventi di manutenzione sugli stessi eseguiti. La natura, specifica Troia, non vuole essere una sterile polemica, ma è un'avvilente constatazione dei fatti. La già nel secondo dopoguerra il 32esimo presidente degli Stati Uniti d'America Franklin Delano Roosevelt aveva posto la scuola sia dal punto di vista formativo e sociale sia sotto il profilo logistico e strutturale al centro della propria politica, affermando la scuola deve essere l'ultima spesa su cui l'America è disposta a economizzare. A decenni di distanza, purtroppo, conclude il comitato, questa sua lungimiranza non trova attuazione nel nostro territorio, dove tutti gli amministratori si sono affaccendati a presentare emendamenti su capitoli di spesa di gran lunga meno importanti rispetto alla sicurezza, ignorando proprio la sicurezza delle e nelle scuole. E questo non possiamo né accettarlo né condividerlo, ma solo condannarlo.